esercitare con perseveranza il tuo ufficio, come fedele cooperatore dell'ordine dei vescovi nel servizio del popolo di Dio, sotto la guida dello Spirito Santo. Sì, lo voglio. Puoi adempiere degnamente e sapientemente il ministero della parola, nella predicazione del Vangelo e nell'insegnamento della fede cattolica. Sì, lo voglio. Il Signore ti conceda di presiedere fedelmente, in comunione con il tuo vescovo, questa famiglia parrocchiale, annunziando la parola di Dio, celebrando i santi misteri e testimoniando la carità di Cristo. Possa diventare un faro di luce questa comunità, possa veramente crescere e soprattutto nella collaborazione. Ho visto tanta disponibilità anche nel sindaco e negli amministratori, quindi questo veramente deve farci crescere e farci andare avanti. Stasera c'è tutta Cervinara qui, una grande manifestazione d'affetto. Sì, ringrazio il Signore di questo, non me l'aspettavo veramente, c'è tanta gente di Cervinara. Qualcuno anche di Pannarano, qualcuno del Rione Libertà addirittura è venuto qua. Veramente ringrazio il Signore di questo. Ma quanti siete? Insieme con Don Alfonso fino all'ultimo momento, qual è il suo saluto? E gli auguro di lavorare bene così come ha fatto a Cervinara. La presenza questa sera di tanta gente, dei miei concittadini di Cervinara, dimostra l'affetto che quella comunità aveva nei confronti di Don Alfonso. Ripeto, gli auguro ogni bene, che continui anche qui a fare un buon lavoro, senza entrare nel merito di quelle che sono state le scelte del Vescovo. Posso dire che è stato un bel mese di gennaio, molto movimentato, che mi ha visto assoluto protagonista, direi inabbattuto, il sindaco che ha camminato di più fino ad oggi. Allora, le aspettative sono quelle di vivere insieme, uniti, nell'interesse della comunità, niente in più, perché insieme si può fare tanto, collaborando si può vivere meglio. Collaborare fra le istituzioni è una cosa che nell'interesse della comunità deve essere fatta. Speriamo che insieme alla comunità si riesca a rivitalizzare anche l'aspetto sociale insieme alla Chiesa, quindi i bambini, i giovani, l'unione fra le diverse classi sociali, quello che il parroco diciamo detto in chiesa, di non lasciare indietro gli ultimi. Questa collaborazione nell'interesse del nostro piccolo paese, un paese che aspetta il rilancio anche da un punto di vista ecclesiale. Buone sono le aspettative, è tutto quanto dai primi momenti e dagli incontri che abbiamo avuto sporadici in questi giorni fa presagire un ottimo futuro. Forse ha lasciato un po' di, mi permetto di dire, un po' di serenità. Forse questo tempo di transizione, questo un anno e mezzo che sono stato qui, appunto, ecco, è servito anche a loro soprattutto a vivere un po' di serenità, un po' di, ecco, un po' di pace, quello che magari, ecco, Bonea desiderava da tempo. Lascio tanta gioia, tante cose belle, tante attività svolte, con tanto entusiasmo, anche con tante difficoltà, però alla fine, ecco, è servito a qualche cosa. Eccellenza, l'augurio a Don Alfonso che seguirà questa nuova comunità? È l'augurio, come abbiamo già detto in chiesa, di camminare insieme, parroco e parrocchiani, per formare una sola famiglia. Ecco, questo è l'auspicio più bello che si possa fare e sono convinto che si concretizzerà.